dire, e spiegherò, cercherò di spiegare di che cosa si tratta, che su alcune vicende, su alcuni problemi, su alcune cose da fare, abbiamo delle opinioni diverse. È dimostrazione di alto tradimento, a tal punto da meritare appunto delle bastonature mediatiche, o da meritare l'allestimento di roghi, o addirittura ipotizzare i licenziamenti come avviene per i dipendenti infedeli, oppure è, Berlusconi, te lo dico in faccia come ce lo siamo detti tante volte a quattro occhi, questa è la prima volta che parliamo davanti alla nostra gente, una dimostrazione di lealtà. Vedi, il tradimento, che certamente è sempre nel novero dei comportamenti umani poco dignitosi, aligna spesso in coloro che sono adusi all'applauso e in molti casi alla critica approvazione, salvo poi quando i leader girano le spalle dire tutt'altro. Raramente il tradimento è nella coscienza di chi si assume la responsabilità in pubblico e in privato di insistere su alcune questioni. Io lo considero un fatto di lealtà ai. Presidente, A hai me cose che non ho mai detto. Il diritto di replica. Ma questo modo è l'opposto da ciò che è avvenuto in questi ultimi mesi, in questi ultimi giorni, nei quali il nostro partito è stato esposto al pubblico ludibrio da parte di presenze in televisione di Bocchino, di Urso, di Raisi. E anche prendo atto con piacere che Gianfranco ha cambiato posizione, ma quando io e Gianni hai cambiato totalmente posizione. Allora Gianfranco, allora parliamoci chiaro, sono venuto da te martedì e davanti a Gianni Letta mi hai detto, punto primo, mi sono pentito di aver collaborato a fondare il Popolo della Libertà. Punto secondo, voglio fare un gruppo parlamentare diviso. Punto, e io ti ho chiesto, la Sicilia ti rispondo subito, per iniziativa di Ignazio La Russa abbiamo fatto una riunione con i tre coordinatori ed in presenza di una campagna elettorale abbiamo deciso, io ho ascoltato la loro decisione, mi sembrava molto saggia, di soprassedere ad affrontare il problema della Sicilia per dopo le elezioni regionali. Infine, io voglio dire che sono felice che ci sia stato questo tuo atteggiamento oggi, che non mi sembra che però le questioni che tu hai evocato siano questioni che rappresentino percentualmente, che abbiano percentualmente una grande importanza rispetto a tutto quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo come governo e che ci apprestiamo a fare nei prossimi 3 anni. E allora valeva la pena, come Presidente della Camera, eletto dalla maggioranza che ha vinto le elezioni, di fare da contrappunto quasi giornaliero con dichiarazioni di contenuto politico che non si convengono a uno che rappresenta un'istituzione che dovrebbe essere super partes. Di contrappunto al partito, al governo, al Presidente del Consiglio. Queste cose, ma diciamocele tra noi, facciamo le riunioni, ma tu alle riunioni non hai mai voluto partecipare, visto che non hai partecipato nemmeno per essere super partes alla nostra campagna elettorale, non sei venuto nemmeno in Piazza San Giovanni. E allora, scusami, ma io intendo che un Presidente della Camera non debba poter fare dichiarazioni politiche e fare l'attività dell'uomo politico. Vuoi avere la possibilità di fare queste dichiarazioni? Ti accogliamo a braccia aperte. Le fai da uomo politico nel partito e non da Presidente della Camera.